Ciao ragazze, ciao bambine, in questo caso anche perché è arrivato un nuovo pacco Sbabam che non vedo l'ora di aprire insieme a voi. L'ho già aperto per praticità. Sono arrivati due prodottini nuovi che potete già trovare in edicola. Allora, partiamo da questo che è proprio tutta la scatolina, mi hanno mandato con all'interno tutti i trucchi per ragazze, per bambine, insomma, proprio adatti. Questi qui li trovate a 2,99 € in edicola. Questo è il giornalino abbinato con all'interno tutti i vari giochini soliti e alcune favolette, insomma, un sacco di cose carine. Poi, vabbè, c'è la locandina, che è questa qui, ve la faccio vedere. Carinissima come idea questa, soprattutto per chi ha delle figlie femmine, perché appunto sono trucchi adatti alle bambine. Guardate che bella anche la locandina, molto carina. Guardate quante ce ne sono. Allora, direi di iniziare ad aprire qualcosina. In ogni bustina trovate un trucco, quindi ogni bustina ha un qualcosa. Apriamo, vediamo un attimino cosa... Aiuto! Mamma mia, durissimo! Aspettate, magari sto sbagliando il fatto. Ecco, appunto, si apre così, non fate i miei errori. Questo qui, per esempio, è un lucidalabbra color trasparente, leggermente dorato. Poi apriamo quest'altra bustina e c'è sempre un lucidalabbra ma color viola. Troppo simpatico anche il packaging, è veramente veramente sfizioso. Poi un'altra bustina, qui abbiamo un mini rossettino, guardate che carino, molto molto portatile anche da borsetta. Io penso che li sfrutterò io perché Alessandra è ancora un po' piccina per truccarsi. Poi qua sempre un altro lip gloss ma sul violetto, così non so tirarlo fuori perché mi sono già impiastricciata. Questo profuma tanto, questo profumo proprio di fragola, questo è buonissimo. Poi questo è un po' più pesante, penso sia uno smalto, infatti che carino, guardate, oddio come si apre, non riesco ad aprirlo ragazze. Ok, ho dei seri problemi. Ops, andava svitato, vabbè, cercherò di capire, poi vi dirò. Comunque è sicuramente uno smalto a vederlo, uno smaltino, che tra l'altro sono anche senza, cioè non è che sono tantissimi, quindi se ne trovo un po'. Che bella la pochettina, guardate che carina, con scritto wow, con la bimba che si mette il mascara, carinissimo. Anche questo da borsetta per mettere qualcosa all'interno, lo riutilizzerò. Poi un'altra pochettina, queste qua le riutilizzerò sicuramente, sono proprio graziose, guardate che belle. Io sinceramente spererei di trovare questa, e appunto è carina anche per metterci pochi trucchi dentro e metterli in borsetta, nelle borsette da bimba. Poi qua c'è invece proprio un lip gloss col pennellino, invece l'altro era di quelli tipo burro cacao, carinissimo anche questo qui. Poi un, aspettate che apro, un set da 4 di ombretti molto molto glitter per qualche festa di compleanno, sono molto molto graziosi e sono principalmente glitter, vedete, quindi da metterne proprio poco poco perché sono molto vistosi. Ho perso il pennellino che era all'interno. Poi
E anche questo bello pesante, ed è un altro carino questo colore, mi piace un sacco, guardate che bella questa bimba. Ed è un altro smalto, questo sul viola, sui toni del viola. Poi qui c'è un'altra pochettina per la mia gioia, carinissime queste pochettine. Poi, ops, ne ho aperte due al prezzo di una. Allora, qua c'è probabilmente un fard, direi di sì. Sì, questo qua bellissimo, lo utilizzerò sicuramente, ed è anche una colorazione molto delicata. Guardate che bello, che io che sono chiara di carnagione riutilizzo sicuramente con il pennellino abbinato, che non utilizzerò perché ho i miei pennelli, però insomma per una bimba super utile. E poi l'altro che ho aperto, questo qui è sempre un lip gloss, però sui toni del rosa violetto. Poi qua invece, che carina, gigante. E qui cosa c'è? Un set di ombrettini, bellissimi per fare magari le sfumature all'angolo dell'occhio, insomma, molto molto carine. Che camicia! E poi, ultime due, vediamo un po' cosa c'è nelle ultime due. Arrivo! Un altro ombrettino, scusate, un altro blush un pochettino più scuro. E con sempre relativo pennellino. E nell'ultima, ma non meno importante, un'altra pochettina! Felicissima io, guardate, quattro pochettine da collezionare. Sono veramente, veramente belle queste, mi piacciono da morire. Ok, tutte le carte le metto qui dentro. E poi spostiamo queste cosette qua. E poi mi hanno mandato questi nuovi braccialetti, animaletti del cuore, sempre Sbabam ovviamente. Guardate che carina la scatolina a forma di cuore, già questa è una garanzia, mi piace un sacco. E queste qua le trovate sempre in edicola, 4,99 euro. Sono curiosissima perché questi mi pare di averli visti in pubblicità. E sono curiosa, guardate. Qua c'è una specie di gattino con appunto, ok, penso sia così, vedete, è un gattino, però devo ancora capire come funziona. Ok, dentro c'è tutta la spiegazione, basta tirare e diventa un bracciale, veramente carino. Io adesso ho paura di romperlo, tipo. Non vorrei fare danni, vediamo un po' cosa combino. Ah, ok, basta girare le zampette, in questo caso. Aspettate. Ok, voilà. E si chiude così. Ok, ho fatto danno. Comunque questo è il braccialetto, veramente carino, anche per giocarci, insomma, è molto molto simpatico. Non sto a rimontarlo perché potrei metterci altri 20 anni. Qua c'è il foglietto con la spiegazione e tutti gli animali che potete trovare, ma adesso apriremo insieme anche gli altri. Alessandra chiama, ma non sono sola per fortuna. Allora, vediamo l'altro. Questo qua è fatto invece così. Ed è, vediamo se lo dice, la bellezza, il cigno. Quindi qua abbiamo trovato il cigno, poi vediamo gli altri, ce n'è ancora 5. Allora, in questo qua blu c'è la libellula,
sono proprio carini, però per le bimbe secondo me si divertono, perché possono sia giocare che diciamo sfruttarlo come accessorio, no? I primi accessori da bimba, da principessa. Poi questa qua fucsia invece all'interno ha questo qui, anche questo è molto carino, questo qua è il pony, la simpatia, poi hanno anche dei significati molto graziosi. Poi questo qua invece è la giraffa, che carino, quindi ve lo faccio rivedere, molto semplice, basta svitare e girare, un po' come i palloncini, non so se avete presente, no? Quindi si svitano e si va ad agganciare semplicemente così, quindi molto molto grazioso. E questa qui è la giraffa, la saggezza, bella, mi piace un sacco la giraffa. Poi in quest'altro c'è non c'è scritto, subito, aspettate, il cagnolino, l'amicizia, veramente carino anche questo, anche se io non amo particolarmente l'arancione, ma devo dire che questo è proprio carino. Poi ultimo, questa scatolina rosa, già l'adoro. Qui invece abbiamo dei colori che proprio mi attirano, ed è infatti l'unicorno, la magia. Ok, questo è il mio preferito, questo sarà il mio preferito. Settiamo anche questo, così vi faccio vedere come rimane come braccialetto. Ce la posso fare? Ok, rimane così. Voilà. Carini, proprio belli. Piacciono tanto, tanto, tanto. Quindi queste sono le... oddio, mi sono impiastricciata pure il braccialetto con il... non ci dà labbra, sto facendo casini! Queste sono le due novità di Sbabam, quindi vi ricordo che li trovate già in edicola, 4,99€, i brizzi, braccialetti animaletti del cuore, e invece questi trucchi da bimba, smaltini, lucida labbra, lip gloss, blush e ombrettini, li trovate sempre in edicola a 2,99€, e sono questi qua, fatti così. E questo qua, sì, 2,99€ l'uno con la rivistina insieme. Ringrazio Sbabam per questa collaborazione, sempre gentilissimi. Ringrazio tutto il team, Federica, Davide, tutti quanti. E niente ragazze, io vado a struccarmi la mano che mi si è impiastricciata di rossetto. Mando un bacione a tutte le bimbe che mi hanno guardato, mando un bacione a tutte le mamme e i papà se mi hanno guardata. Ci vediamo al prossimo video e buona giornata! Ciao!